Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Infodrones.it. Oggi una nuova guida, sempre dedicata ad eBay e principalmente al collegamento che andremo ad effettuare tra la piattaforma, quindi eBay, e tra un'altra piattaforma che si chiama PayPal. Scopriremo insieme cos'è, per chi non ha ancora avuto accesso a questo tipo di portale, di sito, e scopriremo insieme come collegare questi due elementi per rendere ancora più sicuri i nostri acquisti. Subito vi dico che in descrizione trovate il link a questo articolo con tutte le operazioni da fare e altri link interessanti, tipo i nostri canali social oppure il nostro canale Telegram dedicato alle offerte, dove ci sono anche le offerte di eBay. Ma adesso partiamo subito con la nostra guida spiegandovi cos'è PayPal e poi andando a vedere l'associazione. Allora, PayPal è un circuito, un portale che può essere utilizzato in due modi. Il primo modo è associare una carta di credito a questo portale. Questo è un portale che vi tutela perché ha un'assistenza legale e perché potete chiedere il rimborso direttamente al portale stesso. Vi faccio un breve esempio: avete una contestazione su eBay con un venditore, voi vi rivolgete a PayPal e l'acquisto viene in qualche modo è bloccato. PayPal, dopo le proprie verifiche, vi riaccredita il rimborso quello che avete speso. E questo capita anche nel caso di truffe online oppure di acquisti che non sono conformi a quelli che avete acquistato. C'è anche un'assicurazione direttamente su eBay, ma associare PayPal a un proprio conto corrente oppure a una carta anche assicurata, secondo me è una cosa utile che può essere fatta anche da chiunque. È molto semplice, questa operazione ve la spiegheremo in un altro video, ma andate sull'account PayPal, fate registrati e inserite tutti i vostri dati. Se siete una ditta, aprirete un conto business. Se siete un privato o se non volete avere un conto business, potete fare il conto personale. Ora torniamo alla schermata principale, andiamo su eBay e vediamo come connettere questi due portali, queste due funzioni. eBay lo conoscete tutti, è un sito di aste, il sito di aste più famoso al mondo. Abbiamo visto anche altri video dedicati, nella playlist trovate i video che abbiamo fatto e che faremo in seguito, ma adesso andiamo a vedere come si effettua il collegamento tra questi due siti. Allora, la prima cosa da fare è andare nel lato sinistro ed andare a effettuare l'accesso. Noi l'abbiamo già fatto, però se non avessimo effettuato l'accesso saremmo andati qui sopra, avremmo cliccato su accedi, avremmo messo i nostri dati e saremmo entrati. Cliccate poi adesso su impostazioni account. Si aprirà una pagina principale che è la pagina del mio eBay. Potete entrare anche direttamente da il mio eBay. Io lo faccio da qui perché sono più comodo. Come vedete, nell'area pagamenti c'è direttamente conto PayPal. È molto semplice, cioè questa operazione veramente dura pochissimo. Voi, se andate a cliccare su conto PayPal, praticamente vi chiede: hai già un conto PayPal? Collega il tuo conto PayPal esistente per risparmiare tempo quando acquisti oggetti. Voi, cliccando su questo tasto, andate a collegare l'account. Cosa succede? Vi andrà nella pagina direttamente di PayPal e vi dirà: volete effettuare l'associazione, una roba del genere. Adesso io non me la ricordo, nell'altro profilo l'avevo fatto, e basterà cliccare su collega il conto PayPal, si aprirà la pagina di PayPal Italia e quindi avverrà l'associazione. Verrà chiesto ovviamente la verifica, se avete la verifica in due fasi col numero di cellulare anche quello, ma successivamente alla vostra conferma troverete qui sotto il conto PayPal collegato. Quindi è veramente semplice andare a collegare il conto. L'abbiamo scritto anche nel nostro articolo, vi faccio vedere anche, perché i passaggi noi li abbiamo messi in 7 passaggi, in realtà sono molto meno. Registra un account PayPal e c'è anche la guida su come fare se non l'avete mai fatto. Ovviamente registrarsi su eBay, ma questa è una cosa fondamentale. E poi si parte con i veri e propri passaggi. Entrate su eBay, andate su Account, sezione pagamenti, conto PayPal, e poi cliccate su collega al conto PayPal. E questo vi accede al vostro account PayPal, date la conferma e l'account è già associato, quindi è già modificato.
Ma se noi vogliamo invece andare a modificare un conto PayPal, perché magari abbiamo sbagliato, perché magari abbiamo aperto un altro conto PayPal, cosa dobbiamo fare? Esattamente la stessa cosa. Entrate su eBay, sezione account, conto PayPal e poi vi apparirà una scritta modifica. Perché se voi in questo caso non abbiamo collegato il conto, ma se l'avessimo collegato ci sarebbe una barretta qui sotto scritto modifica. Entrate lì, mettete modifica e inserite il vostro nuovo indirizzo mail collegato a PayPal. E il gioco è fatto. Se volete potete anche scollegare il conto PayPal sempre con l'operazione modifica e quindi scollegate il conto PayPal. Altre cose che vi abbiamo detto, perché associare il conto PayPal? Il motivo per cui associare PayPal ad eBay è un motivo legato alla sicurezza e all'importanza della sicurezza. Cosa succede quando voi avete un problema su, per esempio, eBay, ma qualsiasi transizione che effettuate con la protezione PayPal? Voi potete entrare direttamente nel centro risoluzioni di PayPal, vi spieghiamo tutto nell'articolo, e andare nei vari passaggi a chiedere a PayPal di intervenire. Dopo che avete segnalato il problema, PayPal si prende di solito 3 giorni lavorativi, a volte 5, e vi risponde. Se l'operazione è andata a buon fine, di solito vi riaccredita la cifra che avete pagato senza neanche contattarvi. Se invece vuole alcune altre informazioni, oppure ci sono delle cose che non gli tornano tanto, perché ovviamente anche PayPal si deve tutelare dalle truffe, vi chiedono ulteriori dati. Ma è veramente semplice, è una cosa che secondo me va fatta per la sicurezza, per qualsiasi tipo di pagamento, oltre ad avere ovviamente una carta assicurata oppure una carta collegata a un circuito di credito o meno. E quindi io questo ve lo consiglio fortemente se fate degli acquisti online. Come vedete, l'operazione per collegare eBay a PayPal è veramente semplicissima. Semplice, semplice, semplice. La rifacciamo velocemente. Andate nella parte sinistra, vi loggate, impostazione account. In queste impostazioni andate a cliccare conto PayPal e qui poi andate a collegare conto PayPal. Quindi cliccate qui e vi apre la pagina di PayPal e gli date la conferma. Un'operazione veramente, veramente molto semplice. Quindi non alla portata di tutti. Noi abbiamo fatto un video perché adesso lo colleghiamo anche all'articolo e se avete delle domande, dei dubbi potete commentare, vi diamo una mano. Però è un'operazione veramente veramente breve, secondo me in 3-4 minuti avete finito tutto, anche con l'iscrizione di PayPal se non l'avete fatta. Non ho nient'altro da dirvi se non ricordarvi che in descrizione ovviamente trovate l'articolo a come si collega il conto eBay a PayPal. Vi mettiamo anche l'articolo in descrizione su come si iscrive a PayPal. Se avete dei dubbi potete leggere anche quell'articolo e vi lasciamo il link per entrare direttamente su eBay sulla pagina collegata. Se non riuscite direttamente dal link potete farlo ovviamente dai passaggi. In descrizione trovate ovviamente anche tutti i social dove siamo presenti, il nostro sito web e il canale Telegram dedicato alle offerte. Noi vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!